A distanza di pochi giorni tornano gli appuntamenti di controllo gratuito promossi dall'Associazione Sapienza Onlus di Sanza, presieduta dal Pasquale Citera, e che con cadenza periodica consentono ai cittadini sansesi di poter effettuare controlli di prevenzione gratuiti a tutela della loro salute, portando direttamente a Sanza medici specialisti che si mettono a disposizione della comunità, favorendo i controlli e le visite che altrimenti costringerebbero i cittadini a viaggi non sempre agevoli. Dopo il successo della scorsa settimana con l'arrivo presso il poliambulatorio di Via Fontana Vecchia della dottoressa Veronica Di Brizzi, mercoledì prossimo, 28 luglio, dalle ore 9 del mattino fino alle 16, il dottor Carlo Vita, direttore delle strutture cardiologiche dell'ASL Salerno Sud, sarà a disposizione di quanti vorranno sottoporsi ad un consulto cardiologico per verificare lo stato di salute del proprio cuore. Un'iniziativa importantissima che può aiutare a prevenire e ad intervenire in maniera preventiva il sorgere di patologie gravi. Grazie al sostegno dell'amministrazione comunale sansese, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, su iniziativa del consigliere delegato Antonio Citera, tornano quindi le giornate di controlli gratuiti possibili grazie all'attento lavoro di Michela Ciorciari, la cui presenza sul posto è garanzia di successo delle iniziative per la valida assistenza che offre sia al medico che con grande disponibilità si mette al servizio della comunità che agli stessi cittadini. Una macchina organizzatrice perfetta messa in campo dall'Associazione Sapienza del presidente Citera, che ormai da diversi anni favorisce il ricorso alle visite e ai controlli preventivi, primo e fondamentale passo per prevenire malattie gravi ed anche per curarle. Mercoledì prossimo, 28 luglio, un nuovo appuntamento dedicato agli screening gratuiti. La prenotazione è necessaria ed è possibile rivolgendosi direttamente ai referenti dell'associazione promotrice Sapienza Onlus.